Mi sta chiedendo perché l'ho fatto. Me lo sta davvero chiedendo. Sai invece che cosa mi sto chiedendo io? Perché diamine sono qui? So cosa sta pensando. So cosa dicono e pensano le persone di me. Mio marito, i miei genitori, i miei figli. Vedono solo una donna egoista che ha abbandonato la propria famiglia. Eppure, io vedo solo una bambina di 10 anni a cui non è stato più permesso di studiare. Una ragazzina di 17 anni che è stata promessa e sposa ad un uomo di 25 che aveva solo incontrato una volta. Non avevo visto nulla del mondo. Non conoscevo nulla dell'amore, della vita. Mi sono ritrovata sposata con 3 figli che ho amato. Amo ancora, nonostante tutto. Adesso sembrano tutti preoccupati per me, ma quando io avevo più bisogno di loro, sono stati i primi a voltarmi le spalle. La gente dice tanto che sono stata io ad abbandonare i miei figli. Ma sono stati loro a lasciarmi da sola. Non erano più dei bambini. Potevano benissimo comprendermi. Avevo solo 17 anni. E la gente si stupisce per una richiesta di divorzio. Non comprendo come una vittima possa passare così facilmente per carnefice. Io sono la vittima. Non loro. Erano passati pochi giorni. Stavo per riottenere la mia libertà. Non l'avevo mai avuta. Finalmente potevo viaggiare, amare, vivere. La vita che avevo sempre sognato, confinata in quel maledetto matrimonio, finalmente la potevo avere. Dovevo solo portare le mie cose fuori da quella casa. Era questione di giorni. Era questione di giorni. Quella mattina mi alzai felice. Era strano perché non provavo quell'emozione da così tanto tempo. Ero felice. Di speranza. Quella mattina fu l'ultima della mia vita. Mi ritrovai a terra. Non riuscivo neanche a chiedere aiuto. Non riuscivo a muovermi, a parlare. Dalla mia bocca uscivano solo urla soffocate. È ironico che l'unica persona presente per potermi salvare fosse quella da cui stavo scappando. I miei figli non c'erano. Se ne erano andati, non volevano più vedermi.
quando mi risvegliai in ospedale non sentivo metà del mio corpo. Non la riuscivo a muovere. La mia faccia era deforme. I medici continuavano a ripetere che era stata un'ischemia cerebrale, che sarei stata per il resto della mia vita con metà del corpo paralizzata, che non riuscivano a spiegarsi come fossi riuscita a sopravvivere, che mio marito mi aveva presa in tempo, che era un miracolo, un miracolo. Nella mia testa continuavo a chiedermi se Dio mi stesse punendo. Per cosa poi? Perché non mi ha lasciata morire? Stavo per assaporare per la prima volta la mia libertà e mi ritrovai disabile. Completamente dipendente da qualcun altro. È successo tutto così in fretta che non me ne resi neanche conto. Non posso più lavorare, viaggiare. Non posso più camminare. Non sono più una moglie. Non posso più essere una madre. Non sono una donna. Io non sono nulla. Io non sono nulla. Non sono egoista io. Loro lo sono. Perché quando mi hanno vista sul letto con il flacconcino di mire rilassante accanto dovevano lasciarmi lì. Dovevano lasciarmi lì. E capirmi per una buona volta. Ma loro non l'hanno mai fatto. Non lo hanno mai fatto e non lo faranno mai. Io sono qui per colpa del loro egoismo. Sono a tal punto che mi vogliono trattenere con la forza alle loro vite. Visto? Non posso neanche uccidermi. Non sono neanche libera di uccidermi. Che ho cercato di suicidarmi, mi sta chiedendo. Perché io sono già morta.